fatto 15 anni in Scandinavia, cioè Norvegia, Svezia e Finlandia. Nel ritornare a casa ho trovato questa cantina che non voleva nessuno e lì, per lì non ho pensato di fare un locale. Questo dovrebbe essere stato un ripostiglio dal pizzeria. Poi ho cominciato a scavare, fare, ho lavorato ben 2 anni, tutto da solo, a mano, carriole, piccone, carriole, piccone. Ho spinto fuori, là in fondo c'era un'aia, 47 camion di terra, contati perché li ho pagati, perciò erano 47 camion. Ho impastato su a mano 12 camion di sabbia. Così abbiamo scoperto una pietra e ho detto questa qua io devo tirarla fuori e di fatto ho fatto un tavolo. Successivamente, dopo anni, viene un signore e mi dice guarda che questa... E questo marchingegno è un sistema di pressa, è stato in uso fino al 1700. Praticamente questo posto sarebbe stato un orifizio dell'epoca. Mia figlia, che è finlandese, era qua a un periodo di vacanza, di estate, insomma, dice guarda che ho portato un piatto che ho fatto io in Finlandia. Ora si capace a dipingere, ma no, dice no. Insomma, in questo periodo di quelle ferie estive che avevo alla scuola, mi ha dipinto 60 quadri. Io facevo la tela e lei faceva i quadri. Ci vuole un pianoforte adesso, perché cioè, senza musica come si fa? Allora ho trovato a Verona questo pianoforte, che è un po' scassatello, ma ho sentito che aveva un bel suono. Sono andato a prenderlo, un tribolare della Madonna, portarlo dentro la scala, perché questo qua pesa quintali, e l'abbiamo piazzato qua. Poi mi sembrava un po' scuro, l'ho illuminato e se noi dovessimo spegnere la luce del pianoforte, muore il locale. Eccoci, muore il locale. Che vita che dà questa luce? Poi è capitata questa signora, le è piaciuto, vengo a aiutarti, sì, vieni, tanto io avevo anche bisogno, perché ero solo qua, mio fratello diceva, io ero solo qua, suonavo, quei poche persone le servivo io, e dopo è incominciata lei, e dopo è cominciata tutta questa situazione che lei vede delle cose che noi non vediamo. Le sente più che altro, e le scrive. Sono passata qui per caso con una ragazza e lei mi ha detto guarda ti porto in un posto che c'è mai nessuno perché i proprietari stanno lavorando in pizzeria, dice tu entra e aspettami lì. E lì ho sentito come una forza che mi tirava così e da quel momento io ho cominciato a venire qui a lavorare e è cambiato questo, insomma è nato questo locale e io sono ancora qui da 28 anni. C'è qualcosa che non ci lascia liberi, ma nel bene però, anche con i clienti, sono tanti clienti che dicono, fanno, dice, guardano qui, guardano lì e dicono, signora come si sta bene qua. Io dentro qua sono serena, penso, lavoro, non sento fatica, oh. Ho una chitarra per amica. Metto così, è tutto un momento, non so, scrivo e memorizzo subito quello che è uscito, no? Io ho diverse cose scritte, a una velocità sovrannaturale, diciamo, le memorizzo. Se non amo il Donbass, anche se non è concesso.
poi vado, qui c'è un citofono, mi chiamano, io pronto, preparo i miei cocktail, vado fuori, servo, vado su, vengo giù, quando ho tempo vado a suonare insieme a loro e così via. Sono in trio, io, mio fratello e poi un altro signore che abita a casa mia, che è un paraguayano, suona il caracustico, chitarra elettrica, chitarra baiana, batteria. Facciamo un po' di musica, un po', diciamo, non sempre la stessa, diciamo dei stili differenti, la musica paraguayana e sudamericana, io tanta italiani. Poi arriviamo agli ultimi che si lanciano i dischi, noi ci tentiamo di ripetere le cose che sono di moda, insomma, eccoci. Vasco Rossi, Vasco Bianco, Vasco Nero, tutte queste cose. Ti svegli svogliatamente, non vedi mai niente che possa attirare attenzione particolare, solo per farti guardare. Non so fino a quando andrò avanti, perché ho 74 anni e non so quanto mi lasceranno qua, quelli di sopra lì, quelli che comandano in paradiso. Lì non scherzano mica, ti mandano la cartolina e lì devi partire, non c'è male che tenga. Yeah.